Seconda prova di Coppa del Mondo femminile, siamo ad Oudenaarde per il Giro delle Fiandre, un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati. Benvenuti cari amici telespettatori da Pier Giorgio Severini, con me in postazione Gigi Sgarbozza, benvenuto anche te Gigi. Salute a tutti, è l'undicesima edizione del Fiandre femminile. Vediamo subito lo sviluppo intanto. Sì, la planimetria, 27 le formazioni al via, 161 le atlete, ci sono anche le nostre migliori atlete, quindi anche se il percorso è un po' duro, infatti sono 10 muri in programma conosciutissimi, perché su queste strade corrono anche i professionisti, sono 10, ma vado subito agli ultimi due che sono i più conosciuti e i più importanti dal momento che sono posti vicino all'arrivo. Il Caremonte arriva dopo 122 km, la lunghezza di 2 km e 200 metri, pendenza media 4%, tutto in pavé, ma l'ultimo, il più impegnativo, il famoso Paderberg, ultimo muro posto al chilometro 126 e 300, a 13 della conclusione, presenta 350 metri in pavé, pendenza media 13%, massima 20%. E abbiamo visto subito inquadrata in questa sintesi che la televisione fiamminga ci sta mandando la nostra Valentina Carretta, che si sta mettendo in bella evidenza. Questo è tutto il resto del gruppo, Gigi. Sì, è tutto il resto del gruppo, ci sono, come intanto dicevo, un piccolo incidente per Amanda Spreth, la vediamo, è finita a terra, la portacolori dell'Orica Green Age, e qua torniamo ancora con le immagini sull'avanguardia di questo Giro delle Fiandre al femminile. Sì, ci sono le nostre migliori, Elisa Longo Borghini, tra l'altro il percorso. Attenzione Van Severen, che sempre nell'incidente di prima, la Van Severen, adesso anche la Ribeiro coinvolta della Lointech, purtroppo abbiamo visto la Van Severen che forse ha accusato qualche problema più delle altre. Intanto torniamo con Valentina Carretta, che ha preso decisamente l'iniziativa, la portacolori della Le Cipollini. Sì, su uno dei tanti muri della giornata, e questo è un segnale, un segno importante, vuol dire che la ragazza si sa correre molto bene anche su queste strade famose, soprattutto su questo paese che ha fatto la storia delle classiche del nord. Ricordiamo l'albo d'oro di questo Giro delle Fiandre al femminile, naturalmente ci fermiamo agli ultimi anni con la prova di Coppa del Mondo. Nel 2010 è stata Grace Verbeek, belga. Intanto davanti Roxanne Knetman, figlia d'arte, anzi nipote figlia d'arte di Jerry Knetman, l'indimenticato campione olandese, e poi via via tutte le altre che stanno sopraggiungendo il vantaggio di un 150-200 metri, e qua siamo sull'Eberg, la pendenza la vedete anche in sovraimpressione, è del 14%, è il terzo muro della giornata dopo 65 km e 800 metri. Dicevo, completiamo l'albo d'oro 2011, Annemiek van Vleuten l'olandese, poi 2012 Judy Tarn la tedesca, lo scorso anno Marianne Vos l'olandese. Sua maestà Marianne Vos, che come abbiamo detto non è presente in corsa in questa gara, ma forse dopo la vedremo, perché sappiamo che è andata a far visita alle proprie compagne. E questo è il passaggio, vedete, sull'Eberg Roxanne Knetman è riuscita a mettere in fila le altre. Eh sì, si stanno selezionando più gruppetti proprio causa questi tratti in pavé che stanno facendo la differenza. Ci sono le nostre atlete migliori. Attenzione Gigi, perché intanto con la sintesi siamo saltati al settimo muro, il Canary Berg, dopo 188 km e 600 metri. Vedete la folla degli appassionati, ripetiamo, gli ultimi 60 km circa coincide con il percorso maschile, ma i tifosi fiamminghi sentono molto molto concretamente anche il ciclismo al femminile. Sì, è anche un muro importante dal momento che è un 1100 metri con una pendenza media del 7,7% con punte del 14%. E adesso vediamo ancora a questo gruppettino, ed eccola qua Marianne Vos, che addirittura fa la vivandiera, non capita tutti i giorni vedere la numero uno in assoluto. Marianne Vos è un'atleta solare, io ho avuto la fortuna di conoscerla proprio a Roma a Tor Vergata, dove siamo migliaia di ciclisti, è stata così così brava con tutti, disponibile, umile, e quindi ha conquistato tutti i ciclisti di Roma, ha fatto le fotografie con tutti, accompagnata da Alessandro Broni,
professionista fino allo scorso anno, purtroppo quest'anno senza squadra, e dà la speranza di... Eccola, la vediamo ancora romano, inquadrata, che sta incidendo le sue. Valerio Conti, quindi dopo da Tor Vergata sono andati a fare Rocca Priore, i due ragazzi mi hanno detto subito: ma quanto è forte, quanto è forte, ci ha messo in forte difficoltà anche a noi. Non a caso porta sulle spalle un soprannome che è emblematico, che è quella di Cannibale. Cannibale al femminile è davvero la Eddy Merckx del ciclismo mondiale femminile, l'abbiamo detto mille volte, capace di vincere su tutti i terreni. Ma andiamo adesso a seguire questa iniziativa di Ellen Van Dijk, Ellen Van Dijk della Bollmans, che sta cercando di... Siamo a circa 30 km dall'arrivo, questo è un attacco importante ad opera di l'olandese Ellen Van Dijk. Quando ancora mancano da scalare i due muri più importanti, il Caremont e il Pederberg. Ellen Van Dijk, ricordiamo, campionessa del mondo a Firenze nella prova a cronometro. Questa invece che vedete inquadrata è Pauline Ferrand-Prévot, l'atleta francese della Rabo Women, e poi via via tutte le altre. Ma vediamo anche, attenzione, Elisa Longoborghini inquadrata, ha toccato la ruota di chi la precedeva ed è finita a terra, ma ci sembrava subito in grado di riprendere e di rialzarsi. Infatti questa è un segnale importante che ci sia anche lei con queste più forti all'inseguimento dell'atleta olandese, ma al tempo di recuperare, perché sembra che non si sia fatto niente. E la regia fiamminga ci porta su Ellen Van Dijk, che ha preso decisamente l'iniziativa ed è riuscita a mettere tra sé il gruppo delle inseguitrici, 25 secondi, il primo gruppetto delle inseguitrici, perché poi il grosso del gruppo è a 40 secondi, come abbiamo visto dalla sovraimpressione. Il primo gruppetto delle inseguitrici è composto dall'altra olandese Lucinda Brand e dall'australiana Tiffan Comovel. Ma il vantaggio dell'olandese al comando aumenta continuamente. Le vediamo tutte e due inquadrate, adesso è Tiffany Cromwell che ha dato il cambio alla campionessa olandese Lucinda Brand, ma con le immagini torniamo su Ellen Van Dijk. Guardate come sta pedalando adesso, davvero di buonissima lena, ormai sta volando verso il traguardo, sta cercando di mettere più secondi possibili tra sé e queste due inseguitrici, che naturalmente faranno il possibile per andare a chiudere. Guardate questo tratto che crea qualche difficoltà anche sul Caremont, alla telecamera sulla moto. Siamo sul Quaremont, Ode Quaremont, a 122 km e 900 metri dall'avvio, e guardate, un po' ingobbita, ma Ellen Van Dijk sta andando alla conquista di questo tratto, di questo penultimo muro in attesa del Paderberg, che sarà l'ultimo muro ad essere superato. Adesso ha superato quella leggera crisi, ma chiaramente dopo questa lunga fuga, perché è in fuga da circa 20 km, un'azione solitaria che ha messo in difficoltà le avversarie. Ancora Tiffany Cromwell all'inseguimento con Lucinda Brand a ruota, ma con le immagini andiamo a vedere il passaggio sul Quaremont con Ellen Van Dijk, che naturalmente accusa lo sforzo e la fatica, ma vedete che il gruppetto delle inseguitrici dietro a Cromwell e Brand sta cercando di chiudere, ormai le vedono direttamente l'inquadratura precedente, ma anche quella che tra un po' arriverà ce lo farà vedere. Intanto il passaggio di Ellen Van Dijk sul Quaremont, eccole qua le due inseguitrici, ma guardate, dietro ormai hanno praticamente chiuso, e vediamo con gran piacere che davanti c'è proprio Elisa Longoborghini. Grandissima la prestazione di Elisa Longoborghini anche oggi, quindi è la dimostrazione che può competere con queste grandissime atlete, grande la prestazione sua, da segnalare anche le altre italiane che si stanno comportando molto bene, Elena Cecchini, Giorgia Bronzini fanno parte. Eccola qua, guardate, Elisa Longoborghini alle spalle di Liz Armstead e di Emma Johansson. Quindi adesso è il gruppo che vediamo in questo momento inquadrato, tutto in fila indiana, stanno emergendo le atlete più forti, soprattutto coloro che sanno pedalare meglio sul pavé. Abbiamo visto anche Pauline Ferrand-Prévot, la portacolori della Rabo Women, lo squadrone, lo ricordiamo, di Marianne Vos, e adesso con le immagini dopo il
ricongiungimento del gruppetto delle inseguitrici. Torniamo su Ellen Van Dijk che, come la sovraimpressione ci ricorda, è riuscita a mettere 38 secondi. Il terzetto che insegue della Van Dijk sono la Johansson, Armstead e Elisa Longoborghini. Ci fa particolarmente piacere vedere questa immagine. Veramente questa è un'immagine di 4-4 campionesse, per cui un grande successo anche oggi per Elisa Longoborghini. Il vantaggio comunque della Van Dijk è ancora sostanzioso, di circa un minuto, per cui penso che sia molto difficile per le tre inseguitrici chiudere sulla fuggitiva. Lucinda Brand, Pauline Ferrand-Prévot e Megan Garnier, questo è il secondo gruppetto che insegue, è rimasto attardato su questo tratto di pavé. Vedete, continua la discesa dopo il Quaremon, e adesso mentre con queste immagini siamo saltati ormai all'attacco del Pattenberg, e vedete, e questa è la salita più dura, 20% sul Pattenberg, come anche la sovraimpressione ce lo ricorda, tendenza massima 20%, il vantaggio della Van Dijk che ha questo vantaggio importante di 1 minuto e 5 secondi, adesso si può gestire, sta affrontando fuori sella questo tratto più impegnativo del 20%. Guarda Gigi che spettacolo di pubblico, qui veramente questi muri hanno fatto la storia del ciclismo delle classiche del nord, quindi grandissimo spettacolo anche oggi. E allora Ellen Van Dijk, la campionessa eridata del cronometro di Firenze 2013, che sta volando alla conquista del Pattenberg, ci riesce in questo momento e adesso andrà ad affrontare il seguente tratto che la porterà fino ad Oudenaarde, fino al traguardo di Oudenaarde, dopo 135 km e 300 metri, quindi è poco meno 9 km. Intanto abbiamo visto dietro, guardate, questa è Pauline Ferrand-Prévot, guardate che fatica fa la forte atleta francese, ma attenzione perché in questo momento vediamo davanti Emma Johansson, Liz Armstead che non molla la fianca, qualche metro indietro Elisa Longoborghini, anche lei Elisa Longoborghini che sta arrivando in cima al Pattenberg, e questo è tutto il resto del gruppo sgranato dietro, guardate che fatica fanno, riconosciamo davanti Tiffany Cromwell ed Evelyn Stevens, le due portacolori della Specialized, davvero messe a dura prova dal Pattenberg. Ma torniamo con Ellen Van Dijk che ha 40 secondi di vantaggio questo momento sul secondo gruppo. Ellen Van Dijk, vedete, sul secondo gruppo delle inseguitrici, che sono tre, il terzo a 1.05. Armistad con la Johansson e la nostra Elisa Longoborghini stanno inseguendo a circa 55 secondi. Vediamo le atlete in crisi che sono state costrette a scendere perché sono proprio a tutta, come si dice in gergo, in riserva di carburante. Ellen Van Dijk che prosegue nella sua azione, ha superato, avete visto, il Pattenberg molto bene e adesso sta volando, ma attenzione perché Elisa Longoborghini, vedete, è riuscita a rientrare in compagnia del dorsale 22 Liz Armstead e soprattutto davanti della fuoriclasse svedese Emma Johansson. L'accordo è perfetto dell'inseguitrice, ma la Van Dijk sta pedalando, tra l'altro questo ultimo tratto si addice alle sue caratteristiche di forte passista, e ci stiamo avvicinando all'arrivo, grandissima la prestazione dell'atleta olandese, ma grande anche per l'ennesima volta dopo la grande vittoria dello scorso anno di Elisa Longoborghini nella prova della Coppa del Mondo di Cittiglio, si sta riconfermando a livello internazionale. Eccola qua Elisa Longoborghini che sta lì alle spalle della Amsterdam, adesso le dà il cambio, va a tirare, la Van Dijk è davanti, 53 sono i secondi di vantaggio, quindi la Van Dijk continua a mulinare le sue leve possenti. E intanto con le immagini siamo tornati sulla capoclassifica che ha attraversato l'arco dell'ultimo chilometro, ormai sta volando verso il traguardo di Oudenaarde. Ellen Van Dijk, che guardate, sembra proprio irraggiungibile, anzi è ormai irraggiungibile Gigi, ma dietro a Emma Johansson, Liz Armstead, e con grandissimo piacere vediamo Elisa Longoborghini che riesce a tenere la ruota della fortissima atleta britannica. Sì, il cambio tra le tre è perfetto, si alternano in testa, ma la Van Dijk per lei gasata da
questo grande successo sulle strade di casa, una corsa importante, il Giro delle Fiandre, valida per la prova Coppa del Mondo femminile, e quindi vincere una grande classica così. Eccola la Van Dijk in vista ormai del traguardo di Oudenaarde, si gira e adesso sorridente può mollare la presa e tagliare il traguardo a braccia alzate. Davvero una grandissima impresa di Ellen Van Dijk, che timbra la prima vittoria del 2014 dopo il settimo posto alla Ronde van Drenthe. Ellen Van Dijk, ma adesso con estremo interesse andiamo a vedere lo sprint per il secondo posto. Davanti c'è Elisa Longoborghini, poi Emma Johansson, Liz Hampstead, che sembra ripetere lo sprint della Ronde van Drenthe. Guardate come si sta tenendo alla ruota della forte atleta svedese. Attenzione, lanciano lo sprint in due, ovviamente Elisa Longoborghini sa di non poter competere, sta lì, si guarda alle spalle, allora testa a testa tra Hampstead e Johansson, ed è Liz Hampstead che coglie la seconda posizione, Johansson terza, ma Elisa Longoborghini riesce a salvaguardare la quarta posizione andando a precedere Annemiek van Vleuten, Van der Breggen, De Vogt, Garnier, Cromwell e Evelyn Stevens. Ed eccola la classifica riproposta. È davvero tutto, grazie ancora amici telespettatori per averci seguito, un saluto da Piergiorgio Severini e Gigi Sgarbozza.